Oggi ho comprato delle casse degli altoparlanti nuovi, così per fare un lavoro facile e che mi dia un po' di soddisfazione. Adesso li cambio e vediamo come suonano. Allora, siccome ho comprato il Noico, materiale che riduce i rumori, lo metto dietro la cassa, dovrebbe aiutare. Non è molto, ma non ho voglia di smontare tutta la portiera e poi mi serve per il resto del van. Quindi, perfetto, procediamo. Bene, il materiale dovrebbe risultare piatto, cosa che ovviamente non è, inutile dire che si poteva fare un lavoro fatto meglio, ma è ben incollato, quindi ora procedo all'installazione dell'altoparlante Hertz. Ecco qua, vecchio, nuovo. Ovviamente non ci sta. È un po' diverso, è un po' più grossa dietro. Adesso devo trovare una soluzione. Ho provato in tutti i modi a incastrare l'altoparlante, ma purtroppo il buco è troppo poco profondo e quindi devo tagliare via un pezzo di lamiera e di là l'ho già fatto col seghetto alternativo e con la lima limato. È la prima volta che lo faccio su una lamiera, quindi vabbè. E quindi ora smonto tutta quanta questa portiera e faccio la stessa cosa. Ok, dopo diversi tentativi alla fine ce l'abbiamo fatta. Ho montato le due casse tagliando la lamiera, quindi per tagliare la lamiera bisogna avere un seghetto o un flessibile e stare molto attenti a quello che ci può essere dietro. Dopodiché bisogna grattarla con la carta abrasiva per farla morbida e non tagliente e io ci ho dato per sicurezza anche un antiruggine, uno spray. E ora vi faccio sentire come si sente.
Allora, dopo aver installato, aver cambiato gli altoparlanti davanti, ho deciso di installare anche degli altoparlanti dietro, così sento meglio. E la musica quando si guida è essenziale. Mio papà aveva dei vecchi altoparlanti e qui c'è già l'attacco, ci sono già i cavi perché essendo un Fiat Ducato Panorama, quindi originariamente con i 9 posti, dietro c'erano dei piccoli speaker per la musica. Questi qua sono gli speaker, ne ho due. Ho creato dei supporti perché in pratica qui ci sono le viti. Qui ci sono dei buchi, quindi bucherò qui e andranno ad aggrapparsi a questo supporto, che dopo andrò ad avvitare su questi due listelli qua, che incollo qui e poi avvito la cassa così, in modo che sia a livello del tetto. Ora do l'impregnante ai vari pezzettini prima di incollare tutto quanto. Buongiorno, questo è un altro giorno. Ieri ho lasciato le cose ad incollarsi, gli altoparlanti e i pezzi di legno, e quindi stamattina incollo tutto. Tra l'altro oggi pomeriggio devo andare a Cortina, quindi mi sparo 2 ore con il nuovo impianto audio. Sono contentissima. Ho dormito poco, penso che si veda. Finisco di mangiare questi kiwi e poi vi mostro il lavoro. Ecco qua i due speaker dove dietro ho incollato una struttura con la colla americana e che serve ad attaccarli al soffitto. Ora faccio un buco col trapano qui nel legno e poi metterò delle viti. Questi sono i due supporti che ho messo dove ora andrò ad avvitare le casse. Da questo lato una e da questo lato l'altra. Le casse sono montate. Allora, qui al lato ci ho messo un po' di materiale isolante per fare in modo che si senta meglio, ben coperto, ben impacchettato. Bene, è il momento del test. Testa acustica. Quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio. Bene, sono molto soddisfatta di questo lavoro, sono molto contenta. Amo ascoltare la musica, soprattutto quando guido, cioè sempre in realtà, però è fondamentale per me sentire della buona musica con una buona acustica.
Mi sarebbe piaciuto costruire una cassa di legno intorno allo speaker, ma lo spazio non era sufficiente, avrei dovuto pensarci più avanti. Invece era una cosa che volevo fare subito, così adesso posso partire con il soffitto e ho già le casse incastonate dentro. Quindi fantastico, sono super contenta e ci vediamo nel prossimo video.